c'è anche due gocce di benzina perché. Vada. Buongiorno a tutti, Pasqua 2018. Ho approfittato di dover andare a cercare due cosine in garage per provare a mettere in moto la giardiniera 120. Fa un fracasso atroce, un po' perché si sentono i bilancieri delle valvole perché sono un po' consumati in me, e un po' perché c'è della rapportatura che sembra di andare a 200 all'ora, siamo a 40 indicati, quindi sarà di sicuro meno. Doppiettone, se no gratta la marcia. C'è qualcuno? No, ci possiamo fidare? Sì, chiamo. Saluto anche tutto il gruppo dei 126isti, visto che poi glielo farò vedere questo filmato, visto che loro a Pasqua tirano fuori le 126. Gente come Paolo che saluto. Ciao Paolo! L'altro ieri sono stato in giro tutto il giorno col 35 F8, che lui ben capisce. Saluto il Minetti. Certo, te sei in un posto un po' più carino come territorio. Te sei uscito con la FSM, io esco con la giardiniera. Tu 126, io mi fermo a 120. Signora, aspetti un attimo a suicidarsi. Che cavolo, c'è anche un gioco di luci che non vedo una beata minchia. Dicevo, andiamo a metterci due gocce di benzina perché qui la spia ha fatto capolino. Era da aprile dell'anno scorso che era ferma questa vettura, quando ha accompagnato la sposa a celebrare il matrimonio. Quasi un anno che era ferma, però insomma, faticato un po', ma è partita tutto sommato benino. Il tempo, ahimè, è tiranno, non c'è mai tempo per starci dietro a queste trappole, e così insomma succede che restino ferme. Tra l'altro, parentesi, ancora addobbata da sposa. A proposito, tanti auguri Laria, ti manderò il link anche a te del filmato. Tanti auguri a tutti e al prossimo giro.